Siamo a Giove, struttura, un terminal per i parcheggi, sono circa 480 posti auto, con una copertura fotovoltaica da 125 kW, 120 kW appoggiati sulla lamiera Easy, in acciaio Easy 304, e una ventina di kW di fotovoltaico in guaina ai lati, soprattutto sulle rampe d'accesso al parcheggio. Siamo sulla copertura formata da strutture in acciaio zincato, protette con tutta una struttura voluta dai Vigili del Fuoco, Ray 120, come possiamo vedere, controsoffittata. Scusa, tu sei tecnico? Io sono Nordio Diego, il progettista dell'impianto fotovoltaico della Giove SRL, realizzato dalla società Altra Energia. L'impianto consiste in 120,36 kW di picco, realizzato in film sottile amorfo a tripla giunzione, 885 moduli fotovoltaici da 136 watt. Diciamo l'equivalente dell'energia è quella di alimentare 40 appartamenti con potenza totale di 120 kW. E quindi la struttura, oltre ad accogliere tutti questi posti macchina, anche restituisce energia elettrica alla comunità. Esatto, per circa 40 appartamenti, tutta la durata minima di 20 anni. Buongiorno signori. Buongiorno. Buongiorno consigliere regionale. Tutto bene? Tutto ok. Adesso arriva anche il mio collega, Carlo Alberto. So che ci tieni molto, quindi... Certo. Buongiorno consigliere Dufin. Va bene. Che dura è la vita ultimamente, oh. Da noi no. Ok. Certo che qua quanta gente abiterà. Non ha senso. E quindi a rispettare quelli che erano gli obiettivi che ci siamo dati con le due amministrazioni precedenti, quando diciamo in modo particolare con la prima, con l'amministrazione Guarnieri, quando abbiamo deciso che... realizzato questa importante opera grazie a tutti i presenti. È un'opera importante e non è una inaugurazione tra le solite, è una particolare inaugurazione perché questa opera si inserisce in un quadro complessivo. Allora Luca, tu sei l'amministratore della società Damaport. Esatto. Oggi c'è stata l'inaugurazione, esatto. C'è l'impianto fotovoltaico, esatto. Insomma, cosa fa la Damaport? Allora niente, la Damaport è una società di servizi, è una società che è nata da circa 2 anni, ha come personale, diciamo, dispone di 25 unità operative nel suo interno, per quanto riguarda sia i settori di logistica, che quanto riguarda anche i corsi di formazione, quindi corsistica marittima e corsistica terrestre. È una società appunto che, come dicevo, è nata da poco, però ha alle spalle persone che hanno esperienze molto importanti in questo tipo di settore. Alcuni cenni, oggi siamo appunto qui per l'inaugurazione del parcheggio. È stata un'inaugurazione dove ha partecipato anche il sindaco, tutte le autorità locali, giunta e amministrazione pubblica. E mi ha fatto veramente piacere che tutti hanno potuto ammirare la vista che c'è qui dal parcheggio. E diciamo, questa è una nuova esperienza per me, un nuovo punto di riferimento. Ecco. Diciamo, la Damaport Security Service concentra il suo fulcro proprio in quest'area, quindi nell'area di Saloni. Speriamo che a livello di viabilità e quindi di usufruire del centro storico in maniera tale che il centro storico appunto sia strutturato in modo che le persone accedano attraverso altri tipi di mezzi, quindi anche che sia più pulito il centro storico, io direi proprio di fare un invito ai presenti o anche ai futuri clienti di questo multipiano.
di venire a parcheggiare su questo parcheggio, perché comunque avete la possibilità di avere la macchina al vostro sicuro, al sicuro all'interno di questo parcheggio, in un'area video sorvegliata e sorvegliata 24 ore su 24, quindi con un presidio di una persona costantemente che vigila all'interno del parcheggio. E poi c'è la possibilità di avere delle tariffe che sono praticamente competitive in un mercato come quello appunto di Chioggia. Se pensiamo che la tariffa di base sono 0,90 centesimi l'ora per parcheggiare all'interno del parcheggio, dove uno può stare tranquillo con la sua vettura, oppure abbiamo oggi appunto l'inaugurazione del terrazzo, che con una convenzione stabilita con il comune di Chioggia c'è la possibilità di parcheggiare qui 80 vetture a 50 centesimi l'ora. Quindi praticamente un giornaliero potrebbe spendere sui 6-7 euro a giornata. Detto questo, spero che tutte le persone, diciamo, che possono vedere questo video capiscano che da una parte l'imprenditoria giovanile, che quindi io sono l'amministratore della società 22enne, ci credono un po' di più nei loro sogni, e che sia una cosa che ti dà quella marcia in più e quella facoltà di capire e di apprendere anche dalle persone che ti girano attorno. Io mando questo messaggio soprattutto per le persone che ci credono e che vogliono realizzare qualcosa. Ragazzi, tutto è possibile. Tutto è possibile. Grazie Luca, in bocca al lupo. Grazie. Ciao. Oggi abbiamo fatto una bella inaugurazione di questa struttura, il parcheggio Giove, qui a località Saloni, una nuova struttura che accoglierà numerosi posti macchina. È una struttura importante, come ho avuto modo di dire, è una struttura al servizio del centro storico, e nella prospettiva della auspicata e mi auguro concreta il prima possibile pedonalizzazione del centro storico, rappresenta un'opera davvero importante e strategica. Ma non bisognerà a livello anche di consiglio comunale fare magari un regolamento per in qualche modo incentivare che i chioggiotti magari tolgano tutte queste macchine dalle calli, che si possa fare qualcosa del genere? Ma ripeto, l'obiettivo finale è quello della ZTL in centro storico, della pedonalizzazione, credo sia un fatto ineludibile al quale bisognerà senz'altro arrivare con gradualità, con rapidità senz'altro, e questo è un obiettivo che va raggiunto. È stato deliberato qualche giorno fa in giunta un importante intervento, un provvedimento con il quale ci sarà un importante intervento sul centro storico legato alla riqualificazione dell'intero centro storico. Credo che tutto questo rischi di risultare vano se poi non si accompagna questo intervento con quella che appunto è la pedonalizzazione, che rappresenta un obiettivo primario per questa amministrazione. Grazie, sono sindaco.